Buonasera, benvenuti al nuovo numero di Replay. Dunque, questo ritorno al calcio di Serie B ci ha regalato il primo sorriso, la bella vittoria della Pescara contro la Juve Stabia. Nel corso di questa trasmissione sentiremo gli umori su quanto è accaduto in questi 90 minuti, un po' diversi, anzi sicuramente diversi dalle altre gare. Guarderemo anche in prospettiva perché, come tutti sapete, ormai si giocherà in pochi giorni. Già venerdì si torna in campo alle ore 21 a Pisa. Saluto Andrea Costantini qui nell'altro angolo dello studio. Buonasera Enrico, Andrea. Buonasera. Poi vado a salutare Totò De Leonardis. Buonasera a Totò, Francesco Di Francesco. Buonasera Francesco e Riccardo Clinco. Salve. Buonasera a tutti e ovviamente effettueremo collegamenti con ospiti dalle varie sedi. Ovviamente ci sono le partite questa sera in Serie A che aggiorneremo con le grafiche. Ma c'è una notizia della giornata, Andrea, sì, che riguarda soprattutto il Teramo. Riguarda il Teramo e riguarda un personaggio che è, insomma, è molto legato al Pescara, c'è Teo Di Mascio, ex responsabile del settore giovanile del Pescara, che è stato ufficialmente confermato anche per la prossima stagione allenatore del Teramo. Lui era subentrato a febbraio al posto dell'esonerato Tedino. Il Teramo il 30 giugno, oggi è stata rimodulata la data, esordirà nei playoff, ma a prescindere da come andrà, il presidente Iachini ha confermato c'è Teo Di Mascio sulla panchina del Teramo anche per la prossima stagione. A te. In bocca al lupo dunque a Teo Di Mascio. Allora cominciamo a analizzare subito questi primi 90 minuti del nuovo corso. Le Grottaglie ha indicato questa situazione come un mini torneo. Vorrei sentire subito gli amici dalla piattaforma. Totò, ti aspettavi una prestazione del genere? No, no, intanto faccio gli auguri a Cetteo e sono contento per lui. No, non me l'aspettavo Enrico, penso come tanti, anche perché era parecchio che non vedevamo il Pescara, l'avevamo lasciato diciamo un po' con le ossa rotte e invece ci è apparsa una squadra che non avevamo mai visto. Io ritengo questa, assieme alla migliore partita della stagione, assieme che so, a quella col Benevento, a quella di Pordenone, col Pordenone in trasferta, però è stata una prestazione veramente eccellente, con soluzioni tattiche nuove da parte del tecnico, con sorprese da Crecco schierato anche centrale difesa, a Zappa più avanti, a centrocampo, insomma Memucella, voglio dire, una squadra che non avevo mai visto. La novità c'era anche la novità Pucciarelli, che tra l'altro ha risposto subito con il gol, ne ha sfiorato anche un altro paio. È stato il migliore in campo secondo te? Ma il migliore in campo io ritengo Zappa, a mio avviso è stato Zappa, veramente sì, devastante, mentre Pucciarelli ha fatto una bellissima partita. Ma a me è piaciuto soprattutto, insomma, a parte l'aspetto tattico, ma anche l'atteggiamento della squadra che non ha mollato un attimo. Gli unici momenti di flessione li ha avuti quando si era già sul 3-0 e quando magari c'è stata qualche sostituzione di troppo, nel senso che ha allentato un po' la pressione quando non c'è Di Padre, non a caso Pescara ha preso un gol nel finale, ma fino a quel momento veramente non c'è stata partita. Ma soprattutto è stato bello vedere questa squadra. È ovvio che adesso io mi aspetto, ma un po' tutti aspettano qualcosa di bello anche per questo finale di stagione. Questo Pescara che abbiamo visto può essere una squadra che ci può regalare tantissime soddisfazioni se riesce a ripetersi in questo mini torneo. Ovviamente i meriti credo che debbano andare allo stesso Le Grottaglie, perché insomma ha presentato una squadra in salute che ha corso per tutti i 95 minuti, ha presentato delle novità in tutti i ruoli, come non solo certo l'assetto tattico. Poi l'assetto tattico, voglio dire, sembra che sia sia di tattica va bene, però quando funziona in questo modo evidentemente si è lavorato in maniera eccezionale. Francesco, allora sicuramente una bella sorpresa questo nuovo Pescara, perché come diceva Totò ci sono state delle scelte diverse, e una nuova predisposizione anche a livello tattico, e non era facile contro una squadra, la Juve Stabia, che fa del carattere, della grinta, le sue armi migliori. Forse ha ragione il tecnico Caserta quando dice sono venute a mancare delle doti che noi abbiamo sempre messo in mostra durante l'anno, e poi il Pescara è stato superiore sul piano tecnico.
Beh, è capitato quello che molti si chiedevano, come reagiranno le varie squadre, i singoli giocatori a una ripresa della stagione dopo tutti questi giorni, questi mesi di stop mai verificatisi. La risposta dell'Euroleague è stata negativa, quella del Pescara è stata, io direi, superlativa. La prestazione è stata ottima per le espressioni tecniche e tattiche, per continuità, per la ricerca continua delle migliori soluzioni offensive. Ottime le scelte di Le Grottaglie, un Pescara completamente diverso da quello che avevamo, per fortuna, completamente diverso da quello che avevamo lasciato, evidentemente con il recupero di la maggior parte dei tantissimi infortunati, Le Grottaglie ha potuto lavorare al meglio, e bravi giocatori che hanno risposto come meglio non avrebbero potuto. Riccardo, invece peccato per quelli che non sono potuti andare allo stadio, anche il presidente Sebastiani a fine partita ha sottolineato questo aspetto, è mancato solo il calore del pubblico e questa squadra avrebbe meritato proprio la presenza dei suoi sostenitori più costanti soprattutto. Assolutamente sì, io spero che mi sentiate, mi scuso se ho qualche problema di collegamento. Avanti, Riccardo, ti sentiamo bene. Perfetto. Il pubblico nel gioco del calcio è tanto per tutti, per i giocatori, per il mister, per noi che non andiamo allo stadio. Però devo dire che mi sono collegato in diretta con TV6, abbiamo fatto gol, quindi sono stato comunque molto, molto contento e fortunato di questo. La partita, io devo dire che la partita è stata, a mio avviso, vinta dalle Grottaglie, che ha cambiato modulo, che ha proposto uno Zappa che è stato veramente entusiasmante sulla fascia, ha trovato questo nuovo modulo, ha dato una nuova spinta dello psicologico. Tatticamente devo dire che noi siamo sempre stati forti, e quindi devo dire che sono molto soddisfatto di tutto. La gara veramente eccellente. Allora Andrea, tu hai preparato un breve stralcio dell'intervista a fine partita della conferenza stampa di Le Grottaglie. Come ti è apparso? Sereno, tranquillo? Ma in effetti lui lo è stato sempre in tutto questo periodo, no Andrea? Sì, anche se avevo notato un filo di preoccupazione nelle ore antecedenti la partita, tant'è che nella conferenza pre-gara avevo chiesto a Le Grottaglie se fosse più sereno o più teso. Lui ha risposto che era sereno ma anche un po' teso, quindi era evidente che questo appuntamento, questo reinizio in questa mini fase del campionato e questa partita in particolare abbinata a quella di Pisa erano appuntamenti fondamentali per incanalare nella maniera migliore un finale di stagione che deve dire se questo Pescara deve lottare fino alla fine per salvarsi o se questa salvezza può essere raggiunta in anticipo. Quindi questa è la sintesi della sua conferenza stampa in un minuto e mezzo. Contento che siamo partiti così, era quello che speravamo, abbiamo lavorato tanto anche per questo e sicuramente abbiamo raccolto il frutto del nostro lavoro in questo mese, no? Delle difficoltà, siamo stati molto, molto bravi. Io credo che il primo tempo siamo stati molto bravi a giocare come avevamo preparato la partita, quindi non staccherei i due tempi. Io direi che il primo tempo l'avevamo preparata così e ci è riuscito bene, e secondo tempo anche noi avevamo pensato che la partita poteva andare su quel binario e in effetti abbiamo avuto ragione. Devo dire che siamo stati bravi, bravi tutti quanti a prepararla e a metterla, e i ragazzi sono stati bravissimi a fare tutto quello che gli ho chiesto di fare, quindi i complimenti vanno a loro. Punti che ti fanno respirare tantissimo, ma non significa che abbiamo raggiunto l'obiettivo. Ne abbiamo un'altra venerdì, una grandissima opportunità, un'altra grande opportunità che dobbiamo preparare benissimo. E per noi sarà così ogni partita e può succedere di tutto. Io ho detto, questo è un campionato, sono 10 finali, ma che possono aprirti un mondo, e se non stai attento rischi di vanificare poi quello che fai di buono. Aprire un mondo, Totò, quindi cosa starà pensando Le Grottaglie secondo te? Ma guarda, io guarda, le perplessità mie del pre-gara erano queste, cioè il fatto che leggevo ogni giorno di tanti esperimenti tattici
sul piano proprio di come metterli in campo. E tra l'altro avendo un organico stralage, perché in questo momento Pescara ha 30 giocatori su cui deve lavorare, questa era la mia grande perplessità. Però il fatto è che poi sia arrivata una scelta così convincente mi lascia credere che insomma, almeno sotto questo aspetto, lui voglia puntare su questa squadra rinnovata, ritrovata, come chiamiamo, come vogliamo, che sicuramente ha dato una risposta eccellente sotto tutti i punti di vista, come ho detto. Io non credo che ci possano essere novità tattiche, anzi secondo me potrebbe essere anche un errore, perché il problema del Pescara in questo campionato è così martoriato, voglio dire, è stata proprio la mancanza di un'identità che l'abbia caratterizzato per un lungo periodo. Quindi in questo momento aver trovato questo assetto, tra l'altro col sacrificio di tutti, perché se andiamo a vedere Memusciai era fuori ruolo, Greco era fuori ruolo, Zappa era fuori ruolo, voglio dire, almeno da quello che si vedeva prima, è dato una risposta incredibile. Quindi quando nasce un'alchimia di questo tipo, perché sia sul piano del carattere ma anche proprio della convinzione, dell'atteggiamento mentale, certo, della squadra, certo. Ha detto bene all'allenatore, anche il primo tempo è stato di buonissimo livello, ci sono state almeno tre palle cose, soprattutto capitate a Memusciai, però questa è Galano, quella squadra è cresciuta proprio nella capacità di crederci in quello che stava facendo, e questo a me mi dà la fiducia che comunque, io non dico che dovrà vincere tutte le partite, però che arrivi a giocarsela con questo atteggiamento, con questo modo di giocare, di stare in campo, credo che possa essere una garanzia per il finale. Ecco, Francesco, prima parlavamo di Pucciarelli, è stato quell'elemento che poi è stato richiesto nel mese di gennaio, quell'infortunio al primo allenamento, certo un'arma che è venuta a mancare al Pescara, ma adesso tu sai bene come funziona, si vince una partita, si pensa ai playoff, intanto la regia ci fa vedere la classifica aggiornata dopo i risultati di ieri, una classifica che vede il Pescara intanto lontano dalla zona calda, e in questo momento la cosa più importante, sono 5 le lunghezze di vantaggio, a 4 punti dalla zona playoff. È ovvio che bisogna ambire sempre in alto, però anche vista la tua esperienza, restare con i piedi a terra in questo momento, in un campionato imprevedibile come quello che ha detto, è sicuramente il primo passo da fare. Beh, direi proprio di sì, perché i 3 punti con lo Stabia hanno permesso un grosso balzo in avanti, le 2 sconfitte in queste 2 partite che l'Ascoli ha giocato, che ha pure recuperato una gara, sono state super per il Pescara, perché l'Ascoli è rimasto a quota 32, il Venezia che non è andato oltre il pareggio, la Cremonese magari da pronostico che ha perso con il Benevento, quindi un grosso balzo in avanti, però adesso serve subito una continuità nelle prossime 2 gare, perché se le prossime 2 gare dovessero arrivare punti pesanti, allora volendo si potrebbe anche cominciare a fare proprio per il rush finale discorsi diversi e più ambiziosi. Per adesso io resterei ancora con lo sguardo puntato alle spalle. Una domanda che abbiamo fatto tante volte, Riccardo, tu la classifica la guardi in alto o in basso? Guarda, dopo la prestazione che abbiamo fatto, in alto, nel senso che secondo me abbiamo 38 punti e a 42 c'è l'accesso ai playoff attuali, e io credo che se continuiamo a giocare in questo modo agganciare l'ottavo posto sia possibile. Adesso siamo in questa fase di limbo che, tutto sommato, per come è andata la stagione potrebbe anche accontentarti, nel senso che, perché l'ultimo finale di stagione, l'ultima partita, veramente eravamo un po' allarmati, è stata questa bella ripresa. C'è gioco, c'è tutto, soprattutto ho visto la squadra, come prima dottore ha fatto una disamina veramente perfetta della partita, cioè oltre alla parte tecnico-tattica anche la parte psicologica, il mister li ha caricati veramente, e quindi se la squadra gioca in questo modo sicuramente la guardo verso l'alto.
E questa vittoria poi è giunta alla vigilia dell'anniversario della promozione del Pescara nell'87 con Galeone in panchina. Sono 33 anni che questo amico, che tra poco vedrete, ci ha regalato una grandissima gioia, Roberto Bosco. Buonasera Roberto e ben rivisto, come stai? Ciao Enrico, bene, grazie, bene. Oh, io con questo gol qua vado avanti un bel po', eh. 33 anni sono passati da quel gol che ti hai regalato e che mi è costato caro nei tuoi confronti. Ogni volta ti devo chiedere scusa. No, oramai le tue scuse sono state accettate, scherzi. Come stai intanto? Come hai vissuto questo lungo periodo? Tutto bene, dai, chiaramente come tutti in casa, però adesso con queste restrizioni che sono state eliminate, diciamo che adesso cerchiamo di riprendere un po' di vita normale. Infatti spero al più presto di venire a Pescara, a fare un giro, perché mi manca sempre molto. E noi ti aspettiamo a braccia aperte. Allora, Roberto, ovviamente i pescaresi ti chiamano quasi costantemente per ricordarti questo gol. Noi ti abbiamo contattato anche perché sei il doppio ex di Pisa e Pescara, quindi ci parlerai anche dell'esperienza di Pisa. Però Pescara è entrata un po' nella tua vita. Ma sicuramente Pescara rimarrà per sempre, finché scampo il mio pensiero stupendo, nel senso che è stata l'emozione più grossa calcisticamente parlando, quindi rimarrà sempre nel mio cuore. È stata veramente una cavalcata stupenda, perché nessuno proprio se l'aspettava, quindi ancora più bella. Ecco, Maurizio Daguì, regia, intanto ci fa rivedere quell'episodio in uno stadio sicuramente diverso dai tempi di oggi, però tu sei tornato anche successivamente a Pescara qualche volta in tribuna. Sì, sono mi tornato. Fate sentire quando... l'audio, perché sennò ti vuole... Ecco. È sempre un'emozione, guarda, adesso perché non sono lì, ma ho i brividi a fior di pelle tutte le volte che lo rivedo. Cosa devo fare? È così, è veramente incredibile. Sì, sono tornato, io sai, lavoro per Max, quindi quando Pescara era in Serie A sono venuto a vedere diverse partite, spero di tornarci al più presto, ecco, vuol dire che Pescara è ritornata dove merita. Intanto una domanda e poi lascio anche la parola agli amici che sono collegati, come Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco, Riccardo Klink e Andrea Costantini. Dicevo, stai aspettando una chiamata dal tuo amico Max, no? Ma una chiamata, cioè, no, adesso, per dirti quello che succederà. Sì, beh, certo, io sono faccio parte del suo staff, un collaboratore esterno, quindi vado a vedergli le partite della squadra avversaria, vediamo un po' cosa decide il grande Max e poi dopo ci muoveremo di conseguenza. Totò De Leonardis, eccolo qui Roberto Bosco. È lui. Ciao Totò, ciao. Come stai? Ciao Roberto, bene, ce la caviamo. ti vedo bene, dai. Abbastanza, dai. Sei più giovane di Enrico. No, non è vero. Adesso chiamiamo anche Daniele Barone e facciamo la... Certo, come al solito. Senti, Robby, io di quel giorno, 33 anni fa, ovviamente un ricordo bellissimo, come tutti i pescaresi, ma un ricordo in più, cioè io seduto vicino a te su una panchina davanti alla tribuna, quasi un'ora dopo la partita, a raccontarci quella grande impresa che tu avevi firmato. Veramente è un ricordo che non cancellerò mai. No, nemmeno io, guarda, infatti ricordo ancora benissimo, passarono, adesso mi ricordo, 2 ore dalla fine della partita, perché chiaramente con tutte feste così, e mi misi lì in panchina con mia moglie e seduto proprio per scaricare proprio la tensione di quei momenti. Così. E poi ci vedemmo lì in quei frangenti. È arrivato io. Senti, bellissimo, non lo scorderò mai. Senti, Robè, no, una domanda che ti devo fare, un po' al di là
del campionato di Serie B. Volevo sapere, ma che lingua stai studiando in questo momento? Ah, anche tu, ma nessuna lingua. Allora dillo, dai. Ma che lingua sai meglio? Ma no, no, guarda, non, ti giuro, ma non te lo dico, cioè, sapete che Max, la decisione chiaramente spetta a lui, quindi finché non dice niente lui, non so, io sinceramente non so niente. Leggo come tutti di queste squadre, Paris Saint Germain, quindi vediamo un attimo cosa succede. O francese o inglese. Sì, esatto. Non scappiamo. Dai. Senti Roberto, prima di lasciare anche gli altri amici, secondo te quale squadra negli ultimi tempi ha giocato come quel Pescara dell'87? Se c'è un termine di paragone, perché probabilmente sono state anche situazioni diverse. Sì, situazioni diverse, poi dico un calcio diverso, anche perché, non so, meno fisico, perché se notate la fisicità di adesso è cambiata in confronto a 33 anni fa, quindi sicuramente diverso. Guarda, io per rimanere nell'ambito pescarese dico, per avvicinarci un po', ecco, all'anno della promozione di Zeman potrebbe essere, ecco, così. Anche se rimaniamo, no, è chiaro, con i dovuti esatto, sicuramente sono state due promozioni che hanno entusiasmato la città, e io spero, ecco, che Pescara possa rivivere quei momenti, perché sono momenti indimenticabili per tutti. Francesco, tu hai iniziato ad amare il Pescara con Galeone, no? Direi di sì, da lontano, e poi man mano mi sono avvicinato, il da 93 presente, come si suol dire, sulla piazza. Con Pescara era impossibile piace calcio, e chi va oltre ovviamente il campanile cerca di essere il più obiettivo possibile, per quella che poi tra l'altro era in realtà, quella era una squadra che giocava bene, vinceva, ma entusiasmava, e non sempre sono tre qualità che in una squadra si riesce a trovare. Escludiamo un po' il gol, tanto per coinvolgere Bosco. Escludiamo il gol che... Non è che ne abbia fatti tanti lui in carriera, quindi escludiamo pure quello. Cioè, non ho sentito che hai visto, ma escludendo quel gol c'è un altro momento che ricordi con particolare emozione, ecco, di quella splendida stagione. Ma certamente il derby a San Benedetto è stata la partita che ha entusiasmato ancora di più, perché c'è, adesso non ricordo bene che periodo venivamo, però era una partita di fondamentale importanza, e vincere così a San Benedetto con quella curva piena di nostri tifosi è stato sicuramente un momento, penso, decisivo del campionato. Riccardo Crico, non so se era già a Pescara in quel periodo, però avrà sicuramente sentito parlare. Io no, io ero a Monza in quel periodo. Ciao, grande Mo, ciao, come stai? Bene, tu? Siete tutti belli abbronzati, si vede che vivete al mare, oh, porco. Beh, ma... adesso fra un po' arrivo anch'io. Sì. Ma noi ti aspettiamo, poi c'è la cena, lo sai, che esatto. Ti aspettiamo per la cena. Esatto. Senti, ti volevo chiedere, quell'anno che è stato memorabile, si è creato un'alchimia tra voi e l'allenatore. Adesso ti faccio una domanda che magari ti avranno già fatto in tanti: mai contato più l'allenatore o la squadra in quel periodo? Guarda, come posso dire, è stata una sequenza di eventi, cioè, non c'è una cosa sola, perché ti ripeto, la storia oramai la sapete tutta. Siamo partiti che non avevamo neanche i campi dove allenarci, quindi è stato un susseguirsi di casualità, di emozioni, e chiaramente il mister è stato quello che ha dato il là, perché noi venivamo da una retrocessione, tanti di noi, e lui invece è riuscito nello stesso modo a sdrammatizzare e a caricarci nello stesso modo. I primi tempi facendoci sentire anche, cioè, non ti dico umiliandoci, perché dicendo siete scarsi, poi i personaggi lo conoscete,
e forse lì è riuscito a tirar fuori qualcosa in più di quello che avevamo, ecco. Poi chiaramente sono quelle annate che tutto va bene, quindi sono stati degli episodi che ci hanno permesso di arrivare a quella domenica fatidica, però è stato veramente un'annata che poi sono di parte, ma rimarrà nella storia, perché non penso che ci sia mai stata un'annata così, così incredibile come quella di quell'anno. Perché io, ma non mi vergogno a dirlo, mi ricordo in ritiro all'inizio lì a Montefiorino, dove eravamo, lavavamo le macchine invece di allenarci, perché noi eravamo al campo ad allenarci. Cioè, lì c'era l'alternativa per un altro lavoro, se non riusciva esatto. Andrea, tu eri un ragazzino, però te lo ricordi bene quel gol di Pagano, scusami, di Bosco. Ricordo i caroselli pre-partita nella mia Silvi e anche quelli ovviamente post, e chiedo a Roberto Bosco com'era vivere a Pescara allora, e poi se mai qualcuno ha fatto questo parallelismo, la corsa di Bosco verso la panchina, verso Galeone, e la corsa di Tardelli dopo il gol alla Germania nella finale mondiale. Beh, visto le dovute proporzioni, però diciamo che Tardelli è sempre stato il mio idolo, e quindi non ti dico che un po' l'ho imitato, però in quel momento lì, poi in quel momento non ti controllo. Per quanto riguarda Pescara, come abbiamo sempre detto, in quel periodo Pescara era un film, dove andavi era veramente una cosa incredibile, sembrava di stare veramente dentro un film. Ma non te lo dico, perché è stata veramente un'annata che incredibile su tutti i punti di vista. Dove andavamo, ristoranti, gente per strada, eravamo un tutt'uno con la città, e questo forse è stata la cosa più importante. Totò, adesso chiudiamo questa parentesi della Marcord e poi parleremo di Bosco come giocatore del Pisa, però vorrei chiedere a Totò, quando Bosco e Rebonato sono stati ceduti alla Fiorentina, sono state delle perdite determinanti, anche se quell'anno poi la squadra si salvò e arrivarono anche dei campioni come Zliskovic e Junior, ma con Bosco e Rebonato, col senno di poi, dove sarebbe arrivata quella squadra che giocava a memoria? Ma secondo me, a parte quell'anno, avrebbe avuto anche una diversa continuità. Pescara si salvò, però dopo, l'anno dopo venne quasi rifondato, insomma. Lì se restavano Bosco e Rebonato con Leo Junior e Zliskovic, quello era uno squadrone. Secondo me si sarebbe aperto un ciclo, perché veramente una squadra, anche perché questi ragazzotti, come li chiamava Via Leone, erano cresciuti in quell'anno, voglio dire, da Camplone, Di Cara, tutti questi ragazzi, ma anche Gasperini, voglio dire, che ha fatto il suo primo campionato veramente da grande protagonista, che veniva da Palermo, insomma, non è che avesse brillato. E invece è stato determinante pure lui. Io, appunto, il rimpianto che ho è che magari questi due non sono rimasti, questi due per creare quel ciclo, anche perché la società, tra l'altro, veniva fuori da una situazione, anche aver perso quei dirigenti con un altro autogol, perché insomma secondo me era una squadra che non ha costato nulla ai giocatori tutti di proprietà, fare allungare un po' il ciclo sarebbe stato veramente eccezionale, chissà come sarebbe cambiato il calcio pescarese, purtroppo. Guarda, vabbè. Io ricordo anche che in quegli anni lì veramente poi non c'era neanche la possibilità di decidere, non c'è neanche stato chiesto se volevamo rimanere o no, perché come hai detto te, in quel periodo la società non è che navigasse in acque, e quindi probabilmente avevano fatto i loro conti, e quindi io non ti dico che sarei rimasto, no, certamente, però per l'annata che avevamo passato posso dirti che sono andato via veramente col cuore rotto. Ecco Roberto, dopo l'esperienza con la Fiorentina, anche il Pisa è stata una tappa importante nella tua carriera, ti sei trovato bene in maglia nerazzurra. Sì, ho fatto 5 anni lì, e quindi sicuramente ho
avevo creato anche i presupposti per poi rimanere a fine carriera, ecco, col presidente Anconetani. Il problema è che poi la società è fallita e quindi abbiamo dovuto prendere altre decisioni. Sono stati 5 anni molto intensi, perché come tu sai, con Romeo il calcio era vissuto in una maniera passionale. Non ci sono più presidenti così, esatto, i Rozzi, gli Anconetani. Esatto. Io ricordo hai vinto, che hai vinto il campionato pure lì. Ho vinto il campionato in bici. Con Aldo Agropi c'era. Esatto. No, c'era vabbè, quell'anno lì c'era Giannini, poi l'anno dopo arrivò Lucescu in Serie A. Però era proprio un'annata, cioè sono stati 5 anni veramente intensi, perché lì perdevi una partita e ti ritrovavi di ritiro la sera, cioè, con Romeo, col presidente era così, e quindi sono stati 5 anni tosti, ecco, da quel punto di vista. E sono arrivati anche poi diversi campioni maglia nerazzurra. Sì, il periodo della mia Serie A, Romeo era veramente un intenditore, ecco, questo bisogna dargliene atto, perché ricordo quell'anno arrivò Simeone, Chamot, avevamo davanti Piovanelli, Padovano, cioè era una gran squadra, ecco, anche per la Serie A, Lucescu allenatore, quindi era chiaramente tutti agli inizi, però erano sicuramente giocatori che poi avrebbero avuto un futuro luminoso. Ecco, ti chiedo Roberto, perché quell'anno tu e Stefano Rebonato siete andati via alla Fiorentina, poi mentre tu hai continuato a giocare ad alti livelli, Stefano si è un po' perso, sì, l'esperienza di Catanzaro, come te lo spieghi a distanza di anni, perché era un giocatore tecnicamente validissimo? Ma sai, allora, io una mia idea me l'ero fatta, nel senso che io come giocatore ero un giocatore che mi adattavo a più situazioni, ecco, diciamo un jolly. Quando vai in quelle grosse squadre, passare da Pescara a Firenze, lui a Pescara era sicuramente l'idolo incontrastato, 21 gol, ti ritrovi a giocare a Firenze in una piazza, già i toscani sono molto, cioè sono critici, con giocatori come Ramon Diaz, Roberto Baggio, lui veniva da un'annata strepitosa, probabilmente non ha trovato il quid giusto per sì, integrarsi. Ma a parte la parentesi di Firenze, anche successivamente non è riuscito a dare quello che poteva, forse. Io lì poi non ti so dire, però chiaramente come l'anno di Pescara probabilmente ha trovato l'allenatore giusto, ha trovato l'ambiente giusto. Sai, delle volte non è così semplice, certo, ambientarsi in altre città, e quindi non te lo so dire. Mi spiace, perché Stefano era sicuramente un giocatore che avrebbe potuto benissimo fare tanto. Tu invece, ti chiedo un'ultima cosa, poi flash dagli amici, tu invece non hai mai pensato di fare l'allenatore in club importanti, hai scelto un ruolo diverso. Come mai? Allora, perché io, come tutti, finito di giocare, l'idea era quella. Ho iniziato, ho fatto qualche anno interregionale, però poi ho capito che caratterialmente non ero adatto per fare quel tipo di ruolo. Cioè, nel senso, bisogna avere personalità, bisogna avere carisma, bisogna stare anche sul che pezzo. Hai avuto l'opportunità di affiancarti ad un grande allenatore, hai scelto certo, un ruolo diverso. Certo. No? Sì, esatto, poi dopo nella vita scegli le strade che magari ti sono più consone. Far l'allenatore è sicuramente un ruolo difficile, è tutto diverso da quello da uno può pensare, sei stato un giocatore, quindi, ma allenare è sicuramente una cosa diversa, e quindi io dico che non è per tutti. Io fortunatamente ho capito che non dico che non era il mio ruolo, però il mio ruolo era rimanere nel calcio, ma con altre mansioni, ecco. Probabilmente con meno responsabilità, però ho capito come dovevo muovermi. Ti piace la Juve di Sarri? Parliamo d'altro, parliamo di Pescara. Vabbè. Scusa, mica ti ho chiesto di Pescara, una cosa da extraterrestre, no, non mi va. Sai, sono sotto contratto ancora io con la Juve. Quindi. Però puoi anche dire che non gioca un gran calcio. No, io non dico niente. Totò, Totò, questo è duro, Roberto. Non pensare che uno faccia. No, è giusto. È giusto. È giusto. Ecco, Roberto, ti volevo chiedere, pare che quel lavoro che fai tu, cioè che tipo di soddisfazione ti dà
dire, qual è il, cioè, come... la soddisfazione è quella di la stima del certo, se sono 10 anni che lavoro con lui, sai, tu sai nel calcio come funziona, certo. Prima cosa è il rapporto di fiducia, d'amicizia, quello che vuoi, ma se sono 10 anni che lavoro con Max, vuol dire che va bene, il primo anno va bene perché sei mio amico, il secondo anno va bene perché, però se poi dopo non fai le cose come vanno fatte a quei livelli lì, diciamo il primo mese, no, il primo anno, vabbè, per dire, quindi voglio dire i 6 scudetti di Max ne senti pure qualcosa, un po' di tuo ci sta, ma diciamo una piccola percentuale, ma cioè, senza voler allora, fare certo. Però no, vabbè, ma le gratificazioni magari sono poi anche altre quando tu magari riporti quello che hai visto in un determinato modo, magari dicendo anche come si potrebbe così vederlo poi messo in pratica la domenica successiva, queste sono gratificazioni. Io non, cioè, la mia fetta di come ti posso dire di soddisfazione me la sono già presa via pescare in quell'anno, basta. Stiamo per lasciare Roberto Bosco, allora un flash da Francesco e da Riccardo. Francesco, che partita pensi possa essere Pisa Pescara e secondo te se c'è una favorita? Ma guarda, sinceramente il campionato di Serie B non lo sto seguendo molto, però chiaramente sono due squadre bene o male sullo stesso livello anche come classifica, mi sembra. Non lo so, potrebbe essere la partita che dà il là a un rilancio per questa ultima parte di campionato per una delle due squadre, ecco. Per raggiungere eventualmente i playoff, giusto? Sì, speriamo. Giusto. Riccardo? Roberto, innanzitutto ti hanno già chiesto tutto, Roberto, io ti aspetto a Pescara per andare a mangiare insieme e farci due risate. Penso no, Riccardo, non è che ogni ospite puoi approfittare per fare le cene, se no arrivi a fine estate, cioè... Ma se sono anche di Madrid, dai! Roberto, ovviamente no, ti farai Pescara venerdì, no? Penso proprio di sì. Che ti senti di dire ai tuoi tanti tifosi che ti seguono, al Mauro Andrilli che per tanto tempo ti ha seguito, a Rocco Pagano, a tanti altri, con chi ti senti ancora frequentemente di quella squadra? Con Mauro decisamente. Cosa posso dire? Preparare il portafoglio che fra un po' arrivo e c'hanno da pagare un po' di cene, ecco. A Rocco un po' sudiglio perché Rocco zio cane è un po' tirato, però difficile per andare fuori. Basta che mi regala un po' di vino, dai, un cartone di vino e via. Vabbè, comunque hai ancora tanti amici qui, un giorno chissà se non verrai a viverci in questa città. Guarda, non è un'idea che non mi balena nella testa, quindi non si sa mai, è facile anche fra qualche anno che potresti avere un'impianta stabile. È la scelta migliore che ho fatto io nella vita, questa. Ci credo, infatti un po' ti invidio, ti dico la verità. Totò, glielo consigli, sì. Guarda, io non mi sono mai mosso da Pescara, quindi la cosa la poi c'è, bella. C'è l'umare lì, esatto. Senti, possiamo almeno chiedere tra i tanti giocatori che sono stati a Pescara, che oggi fa l'allenatore, qual è, a parte Allegri, quello che ti ha più impressionato? Ce ne sono stati tantissimi, non solo della tua squadra, quindi parlo di Giampiero Gasperini, ma di tanti altri, Giampaolo, anche Sarri che ha lavorato qui, ce ne sono tanti. Guarda, con Marco ho avuto la fortuna di collaborare un anno a Siena e Marco Giampaolo, sì, facevo il collaboratore sul campo e alla domenica andavo a vedere la squadra avversaria. Ti dico che secondo me per le idee che ha e per come intende il calcio lui ancora non è ancora, anche se ha avuto un'opportunità al Milan, cioè non è ancora riuscito a raggiungere quel top club che secondo me meriterebbe. E su questo siamo in molti a essere d'accordo, veramente. Vabbè, sul gas,
No, beh, Gasperini oramai è un come ti posso dire, dopo Max fermato, cioè. È un allenatore fermato, e vabbè, anche lui ha avuto un'opportunità all'Inter, però era un'Inter sbagliata, e cioè, sai, bisogna avere anche la fortuna di trovare il momento giusto, essere al posto giusto nel momento giusto. Lui probabilmente quel frangente non lo è stato, perché poi ha dimostrato nel proseguo di che capacità, e lo stiamo vedendo anche adesso, perché anche ieri c'è stata dopo 3 mesi di stop, vince una partita così con questa facilità contro il Sassuolo non è stato mica semplice, ecco. È un calcio completamente diverso questo, per chiudere? Sì, sicuramente, completamente diverso. Come ti dicevo all'inizio, è un calcio più fisico, molto più tattico. Quegli anni lì, ecco, gli allenatori che avevano delle idee. Mi riferisco al fatto di giocare senza pubblico. Questo ha preso questi. Certo, un altro tipo di situazione. Secondo me, questo mini torneo qua lo vincerà chi riuscirà a trovare dentro di sé motivazioni particolari, perché giocare senza pubblico è veramente manca qualcosa, ecco, al calcio. Era giusto, in occasione del 33° anniversario di quella promozione di Galeone, avere Roberto Bosco collegati con noi, per di più doppio ex. Quindi Roberto, ti mandiamo un grosso abbraccio e speriamo di vederti presto a Pescara. Grazie da tutto lo studio. Un abbraccio a tutti. E ancora un bocca al lupo per il tuo lavoro. Ciao a tutti. Allora, lasciamo Roberto Bosco, grazie ancora Roberto, andiamo in pubblicità e poi entreremo ancora in altre fasi della trasmissione. A tra poco. Il super bonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il super bonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglia 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Papa, Smarton Specialist, una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La FAPA è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura. Contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Montesilvano. fapaimpianti.it. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Jo, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, Materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e Letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport.
Salve, sono Emilio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emilio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Torniamo in studio dunque per questa seconda parte di Replay, sempre collegati con noi Antonio De Leonardis, Di Francesco e Riccardo Clinco. Tra poco effettueremo un collegamento con Pisa, dove il Pescara sarà di scena venerdì. E Totò, ecco, vorrei proprio chiederti, come diceva anche le Grottaglie nella prima fase, questa di Pisa è un'altra ulteriore tappa per scoprire un mondo. Ma sì, in effetti il mondo, abbiamo scoperto un mondo che non pensavamo che esistesse, una partita con la Juve-Stabia. Ora ovviamente ci aspettiamo che ci sia una conferma, soprattutto sul piano dell'atteggiamento, del gioco di squadra, insomma, quello che abbiamo visto in casa, che non la vedevamo da tanto, insomma. Per cui credo che sia proprio questo l'esame importantissimo. Tra l'altro, e allora colleghiamoci subito con Pisa, perché c'è un pescarese sulla panchina dei toscani come Luca D'Angelo, non so se è collegato. Buonasera mister, ben rivisto. Ciao Enrico, buonasera. Buonasera, allora mi dicono dalla regia intanto il telefonino è in orizzontale, così è un messaggio che mandiamo in diretta sempre ai nostri amici. Perfetto, eccoci qua. Io e la tecnologia siamo abbastanza distanti. L'importante è che ci si capisce sul piano tecnico-tattico in campo. Allora, speriamo. Luca, il saluto ovviamente da Totò De Leonardis, Francesco Di Francesco e Riccardo Clinco. Intanto ti chiediamo come stai e complimenti per il pareggio di Salerno. Saluto tutti, sto bene relativamente al momento, però sto bene, si è iniziato a giocare, che alla fine era la cosa che desideravamo tutti nel momento in cui la situazione così sanitaria fosse migliorata. E sì, a Salerno abbiamo fatto un buon risultato e una buona prestazione. Ecco, Luca, che impressione hai avuto in questa nuova esperienza senza pubblico, insomma un'atmosfera completamente diversa dalle altre volte? Per voi allenatori, tu personalmente come l'hai vissuta? Era la seconda volta, perché già nell'ultima partita ci era capitato addirittura di giocare il derby con il Forno, che per la nostra tifoseria è molto importante, ma l'abbiamo giocato a porte chiuse. È sicuramente una sensazione particolare, perché soprattutto in casa noi siamo abituati ad avere un pubblico molto presente sia dal punto di vista fisico che dal punto di vista vocale. Perciò giocare anche in uno stadio come la Regi, vuoto, è stato sicuramente, soprattutto nei primi minuti, abbastanza strano. Dopodiché ti fai prendere dalla partita e ci fai meno caso, però sicuramente è un calcio diverso.
meno emozionale, sì. Ecco, secondo me. Mi ricordo che all'andata dicevi, forse ho deluso i miei amici in tribuna perché è stata una delle partite meno belle del Pisa. Ovviamente sì. Cercate il riscatto di venerdì. Togliamo il forse, perché noi giocammo una pessima partita, obiettivamente. E vinse meritatamente il Pescara. E venerdì, a prescindere dal fatto che all'andata abbiamo giocato male, noi vogliamo fare punti, anche a prescindere dal fatto che giochiamo contro il Pescara, nel senso noi abbiamo bisogno di fare punti. E il fatto che sia il Pescara può essere un po' più importante per me a livello così di emozioni personali. È sempre una partita diversa dalle altre per te, no? Tu che eri un tifoso della squadra bianco-azzurra. Sì. Nel mondo del calcio molti dicono che le partite sono tutte uguali, invece non è vero. Io sono di Pescara anche in maniera orgogliosa, lo rivendico, e perciò giocare contro il Pescara per me è importante. Poi è ovvio che io farò di tutto per fare punti, quello mi sembra il minimo sindacale. Allora, una riflessione, una domanda da parte degli amici in piattaforma, Totò De Leonardis, che ti ha visto crescere come calciatore, sì. Poi come allenatore. Totò. Ciao Luca, intanto complimenti. Ciao Antonio, ciao. Mi piace rivederti. Ti faccio una domanda che non c'entra niente, ma tua figlia gioca ancora a pallavolo? Sì, mia figlia gioca a pallavolo. A Pisa o a Pescara? Dove sta? No, a Pescara. Vabbè, niente, Luca, in effetti, ecco, tu hai parlato della partita dell'andata, sicuramente è stata, credo, non ho visto molte partite, ma è stata la peggiore giocata dal Pisa. Adesso vi ritrovate questa nuova fase, tra l'altro siete due squadre, anche la classifica dice che siete più o meno allo stesso livello, voglio dire, in questo momento, anche in fatto di punti. Pescara ha dato una risposta, una bella risposta all'esordio, tu pure, la tua squadra a Salerno, che quando è sicuramente difficilissimo, al di là del pubblico, se c'è il pubblico o no. Quindi direi due squadre che più o meno si equivalgono probabilmente, come dice la classifica. Ecco, che cosa ti aspetti tu dal Pescara, che hai visto l'andare, sicuramente è un'altra squadra rispetto a quello che pure ha dominato quella partita, e soprattutto la tua squadra, insomma, è una prova della verità per tutte e due, anche per noi il campionato, diciamo che insomma è iniziata la fase discendente, quindi siamo a meno 9, e insomma anche gli obiettivi adesso che cambiano, no? Sì, è indubbiamente una partita molto importante, il Pescara ci precede di un punto. E ho visto la partita con lo Juventus e il Pescara ha giocato una bellissima gara meritando la vittoria, e mi aspetto una partita intensa anche dal punto di vista fisico, perché a mio avviso pian piano le squadre torneranno ad avere la capacità anche di corsa che forse nella prima partita è un po' mancata, anche perché giocando alle 18 la situazione climatica, ho visto anche a Pescara c'era molto caldo, così come a Salerno, perciò mi aspetto una classica partita di quelle dure, dove la squadra che avrà anche nei cambi, secondo me, la possibilità di cambiare la partita con queste 5 sostituzioni è molto importante, perciò mi aspetto una partita difficile per entrambe le squadre. Francesco Di Francesco con Luca D'Angelo. Salve mister, buonasera. Qual è l'aspetto più importante secondo lei in questa ripresa del campionato? Si parla di condizione atletica oppure di forza mentale, di una maggiore determinazione, la possibilità di fare 5 cambi, tutto questo, o c'è anche dell'altro secondo lei, ossia quindi proprio le disquisizioni tecniche e tattiche? Sì, queste componenti sono tutte importanti, perché il calcio poi è uno sport, a mio avviso, semplice, che a volte cerchiamo di complicare un po' tutti noi addetti ai lavori, ma è ovvio che la tenuta atletica e la disposizione tattica migliore sull'avversario può fare la differenza, perché 3 mesi di stop sono tanti, e ritrovare subito le giuste misure in campo è importante, perché se ci si allunga in campo e si difende in 80-90 metri diventa più complicato, invece se si riesce a stare più compatti
la squadra difende meglio e attacca meglio, perciò io penso che l'aspetto fisico, l'aspetto tattico siano fondamentali. Quello mentale, ho visto i giocatori hanno sempre fatto solo quello nella loro vita, no? E perciò anche se sei interrotto per 3 mesi quel cammino, poi alla fine quando ricomincia a rotolare il pallone loro cominciano a correre di dietro normalmente. Perciò, l'aspetto mentale ci credo di meno, credo nell'aspetto tecnico, tattico e quello fisico. Lì ovviamente chi lavora meglio o chi sta meglio quella partita, perché poi ogni partita ha una sua storia. Riccardo Klinko, forza Riccardo. Non sentiamo Klinko, allora passiamo a Andrea Costantini dallo studio. Sì, buonasera mister. Io le chiedo quanto è stato importante per il Pisa recuperare un difensore come Wagner. Poi a Salerno, ecco, vi siete presentati con una difesa con i tre centrali. Quanto è stato importante in quest'ottica il recupero appunto di Wagner? E poi Soddimo, che è uno dei grandi ex di questa partita, è partito dalla panchina, poi però vi ha dato una grossa mano quando è entrato nel secondo tempo. Può essere una chiave di volta, Soddimo? Eh sì, cioè, allora, il rientro di Wagner è molto importante perché è un giocatore che ha avuto problemi fisici la scorsa stagione e anche questa stagione purtroppo, ma è un prospetto importantissimo, non a caso è stato acquistato dall'Atalanta e perciò è un giocatore molto, molto bravo anche se molto giovane. Per quello che riguarda Soddimo è un calciatore che in Serie B e vorrebbero avere tutti, a Pescara penso che lo ricorderete sicuramente, un po' più giovane, ed è un giocatore importante per noi e sicuramente venerdì sarà della partita, dall'inizio non lo so ancora, ma sicuramente una porzione di partita la farà sicuramente. Allora, non so se Klinko è ancora in collegamento. Riccardo, ci senti? Riccardo, ci senti? Lo vedo ma lui non ci sente. Sì. Ci sei Riccardo? Allora, se vuoi salutare o fare una domanda. No, dobbiamo ripristinare il collegamento con Klinko. Volevo chiedere invece a Luca D'Angelo cosa hanno detto, i risultati di ieri. Beh, ho visto la partita Cremonese-Benevento, era una partita che la Cremonese poteva anche pareggiare. Però il Benevento è in un'annata speciale, diciamo così, anche non giocando una gran gara è riuscito a vincerla. E l'altra partita non l'ho vista, però è sicuramente un risultato che riproietta il Perugia nelle zone così quasi playoff, se non sbaglio va a 3 punti e tiene l'Ascoli in lotta per la salvezza. Ecco, questi sono i risultati delle partite di ieri. Le altre gare mi sono sembrate tutte molto equilibrate come il nostro campionato. Allora Luca, prima di salutarti ti chiediamo, ovviamente tu vuoi chiudere in bellezza questa stagione e poi il prossimo anno è prematuro parlarne, a parte che fra un mese e mezzo già si parlerà della prossima stagione. Hai già il rinnovo in tasca, resterai lì? Sì, io ho firmato il contratto a gennaio, febbraio, il rinnovo. Con il Pisa. Va bene, Luca, ti ringraziamo tantissimo per questo collegamento, ti facciamo un in bocca al lupo ovviamente per questo finale di stagione. Grazie. Poi ci vedremo sulle spiagge di Pescara. Grazie, un abbraccio da questo studio. Grazie. Grazie a Luca D'Angelo. Allora andiamo in pubblicità e poi torneremo in studio, a tra poco. Il superbonus 110% non è per tutti, non è per sempre. Il superbonus è difficile da ottenere. Lo trasforma in realtà Aragon Invest, Energy Service Company certificata a Pescara, in via Cetteo Ciglio 56. Continua ad abitare i tuoi sogni, ma a costo zero. Info aragoninvest.eu. Fapa, Smart On Specialist, una lunga esperienza nel settore dell'impiantistica elettrica e non solo. Luci smart, antifurto, videosorveglianza, cancelli automatici. La Fapa è in grado di installare anche gestione varchi Covid-19, telecamere a riconoscimento facciale e rilevazione temperatura.
contatta il 328-899-9760, via Verrotti 210, Montesilvano, fapaimpianti.it. Se cerchi qualità, assortimento e il miglior prezzo, Notti d'Oro a Montesilvano. Oltre 1000 metri quadri di esposizione di materassi e biancheria per la casa. Esclusivista Blue Marine, Borbonese, Louis Joe, Bellora, Bossi, Fazzini, Somma, Piumini Down and Step, materassi Tempur, Dorelan, Simmons, Mistral, Pirelli, Permaflex e letti Bontempi. Notti d'Oro, vieni a trovarci a Montesilvano in Corso Umberto 271, telefono 085 44 58 973. Notti d'Oro, materassi e biancheria per sognare. DZ Insurance Sport. Oltre 25 anni di esperienza nelle coperture assicurative nel mondo dello sport. Prodotti altamente mirati per atleti professionisti. Un team specializzato per ogni disciplina sportiva o di qualsiasi altro settore a livello internazionale. Questa è la DZ Insurance Sport. Zampa corta assicura lo sport. Salve, sono Emidio De Florentis. L'impresa funebre della nostra famiglia nasce nel lontano 1945 in una piccola bottega artigiana nel cuore di Pescara Vecchia, dall'intuizione di mio nonno Emidio e del padre Emilio. Da quel momento, da 72 anni, la tradizione continua e dal 1995 io e mio padre Alfredo abbiamo aperto la nostra impresa, che a Pescara ha sede in via Spaventa, nella zona dello Stadio Adriatico. Emidio e Alfredo De Florentis, 085 66 021. Ti piace l'eleganza, ma non vuoi rinunciare alla comodità? Sei un tipo originale e cerchi un'auto da personalizzare? La concessionaria Fiat Danelli è quella che fa per te. Una ricca esposizione di modelli che spaziano dalla 500, 500X, Panda, Tipo ed il ritorno del mito, la nuova 124 Spider. E poi lancia Abarth e veicoli commerciali. Inoltre, la concessionaria Fiat Danelli vanta un'efficiente officina dotata di ricambi originali. La concessionaria Fiat Danelli ti aspetta in via Bovio 137 a Pescara, con ingresso in via Raffaello 30, aperti anche il sabato, mattino e pomeriggio. Ristorante Il Borgo propone una cucina di alta qualità, puntando sull'innovazione e la ricerca del gusto per ogni piatto. Le specialità di carne, scelta nei migliori allevamenti italiani, sono preparate secondo le antiche tradizioni locali. Ristorante Il Borgo, uno squisito piacere. Strada provinciale per Atri, uscita A14, direzione Pineto. Dal 1970 Time Rivestimenti offre con passione e professionalità finiture di interni, ristrutturazioni, adattamenti ed adeguamenti con la piena soddisfazione della clientela. Time Rivestimenti è da sempre specializzata nella fornitura di pavimenti, rivestimenti, controsoffitti e cartongesso, tendaggi, complementi d'arredo, finiture in genere e nella messa in opera dei materiali con personale altamente specializzato. Da quest'anno presentiamo anche l'outlet del pavimento, una novità unica nel settore, con vasto assortimento di pavimenti di ogni genere a prezzi di fabbrica. www.timerivestimenti.it. Rientriamo in studio per l'ultima parte della trasmissione. Dunque, abbiamo sentito in apertura Roberto Bosco, il gol della promozione in Serie A, doppio ex di Pisa e Pescara. Poi abbiamo sentito l'allenatore del Pisa, Luca D'Angelo. Tra poco ci colleghiamo, anzi mi dicono subito che è in collegamento il difensore del Pescara, Antonio Balzano. Buonasera Antonio, ben rivisto. Buonasera a tutti, grazie. Intanto mille, come stai e complimenti per la vittoria di sabato e per la prestazione. Grazie, sto abbastanza bene, sono molto felice sia per il rientro e soprattutto per la vittoria, era fondamentale.
Senti, com'è stato rigiocare dopo 100 giorni, anzi per te di più perché c'era stato anche l'infortunio, quindi hai recuperato in pieno, sei apparso in ottime condizioni, ci sono stati anche i complimenti del presidente Sebastiani a fine partita. Beh, per me sono stati 9 mesi, veramente tanti, è veramente stato emozionante perché mi sembrava, ho vissuto le stesse emozioni di quando ho fatto l'esordio in B praticamente. Avevo un po' di paura, sì, è stato molto, molto, molto attesa come situazione perché avevo paura, ripeto, che potesse succedermi qualcosa perché è una questione mentale. Poi dopo i primi 20 minuti si è sbloccato tutto e è andata alla perfezione. Ecco, ma sinceramente pensavi di tornare subito a giocare così a questi ottimi livelli, non tanto per le doti tecniche ed agonistiche che hai sempre avuto, ma per il ritmo, per anche la capacità di proporti, cioè non sembra... Ma ti dico la verità, io non mi sono mai fermato, mi sono sempre allenato anche durante la quarantena proprio perché avevo bisogno per il ginocchio, però non mi aspettavo di partire subito così e stare in quelle condizioni perché stavo abbastanza bene. Non sono naturalmente al top, ma in questo momento penso che nessuno di noi, infortunio o meno, sia al top, perché comunque ci siamo fermati per 2 mesi, non è assolutamente facile ripartire con questo clima, con questa situazione che è surreale. Ecco, hai detto che avevi qualche timore, ma le sensazioni però erano belle sin dal primo minuto, sentivi che intanto la squadra era tornata bella pimpante in campo e anche tu poi ti sei ritrovato con i tuoi compagni, no? Beh sì, ti ripeto, è stato molto emozionante per vari motivi, ricominciare a giocare, ricominciare dopo 9 mesi in casa, in una partita che era fondamentale con tutti gli altri. Infatti abbiamo preparato la partita alla perfezione perché era veramente troppo importante fare risultato. Grazie a Dio ci siamo riusciti perché ad oggi ne mancano ancora 9, ma vincere quella era di vitale importanza per il nostro obiettivo che ad oggi è la salvezza. Quindi la vittoria importante sì per la classifica, ma soprattutto per l'aspetto psicologico, per il profilo mentale. Eh beh sì, star fermi per 2 mesi e ripartire subito con una vittoria naturalmente anche a livello mentale ti dà un passo in più e penso che era fondamentale partire col piede giusto dopo questo periodo di inattività, di sacrifici fatti da ognuno di noi, perché ti ripeto ci siamo allenati comunque tutti i giorni perché sapevamo che poteva, che c'era la possibilità che riniziasse tutto. Infatti siamo abbastanza bene anche fisicamente. Ecco, Totò De Leonardis, ti aspettavi una prestazione? Abbiamo parlato prima della squadra, ma in particolare di Balzano, questo giocatore che ormai ha la maglia bianco-azzurra attaccata proprio alla pelle e si è visto anche in campo, no Totò? Ma guarda, 9 mesi sono tantissimi, mica è quasi un campionato intero quello che ha passato lui, rivederlo in quelle condizioni, soprattutto con la testa giusta, perché tra l'altro non voglio sbagliare, ma ci sono stati almeno due interventi insomma, da quelli insomma, da far anche tremare un po' un giocatore che veniva da un infortunio così grave. Invece a me è piaciuto proprio questo, in linea con quello che ci ha fatto vedere tutta la squadra. A me è piaciuto, credo che il contributo di tutti abbia portato a questa mentalità, a questo atteggiamento, modo di affrontare la gara che poche volte abbiamo visto quest'anno, quasi a remare tutti dallo stesso, non è solo una questione tattica o di assetto tattico. A me è piaciuto proprio l'atteggiamento, il modo, anche la tranquillità alla fine per esprimersi nonostante cioè il lungo periodo di sosta e in più per lui il lungo periodo di infortunio, insomma veramente ti faccio i complimenti a te e anche ai tuoi compagni. Grazie, grazie. Ecco, Antonio, questo atteggiamento della squadra di chi è figlio? Ma è figlio, ti ripeto, abbiamo preparato questa partita e le ultime 10 non tanto sotto l'aspetto tattico, come diceva Totora, ma proprio sotto l'aspetto caratteriale, che penso che è stata sempre una,
una cosa mancante in questa stagione, perché abbiamo alternato partite ottime sotto tutti gli aspetti e partite meno buone, proprio perché è mancata secondo me questa cattiveria, tra virgolette, che in campo non può mancare. Quindi non perché sia merito mio, per l'amor di Dio, ma tutti quanti ci siamo resi conto di essere in una situazione dove prima riuscivamo a mettere in campo questo atteggiamento e prima venivamo fuori da una situazione che poteva essere pericolosa, ecco. Francesco Di Francesco. Balzano, tutti quanti dicono che, così come è vero, che è un altro calcio senza la presenza del pubblico. Verrebbe da dire però che il Pescara ha smentito tutto questo, perché pur senza la presenza importante, preziosa, dei suoi tifosi, soprattutto della Curva Nord, ha dato vita ad una prova, io direi, esaltante, una bellissima vittoria. Ed ora c'è la controprova però a Pisa, dove adesso il Pescara deve dimostrare di essere capace di dare quella continuità che non ci sta. Io penso al debutto di Le Grottaglie, alla bellissima vittoria di Pordenone e poi alle figuracce successive. Adesso di tutto questo siete consapevoli, che siete chiamati al bis, al tris e via dicendo, non necessariamente esaltanti nel risultato, ma dare continuità di gioco, di prestazione. Ti stavo appunto rispondendo così: il risultato veramente poco importante, perché dopo, se hai un atteggiamento positivo e dove tutti quanti tengono veramente a fare una prestazione, quello viene di conseguenza. Quindi sappiamo, ci siamo resi conto naturalmente che nei mesi scorsi ci sono state questi momenti altalenanti, da che hai fatto queste partite ottime a che poi dopo hai toppato in altre, quindi non deve più accadere, questo non deve più accadere, perché bisogna entrare in campo con una mentalità diversa, indipendentemente dall'aspetto tattico, da chi gioca o chi non gioca. Deve essere un comune pensiero, che è quello di entrare in campo con la voglia di lottare su ogni palla, anche se il periodo è quello che è, la forma fisica può essere quella che è, ma proprio tenerci a raggiungere il risultato il prima possibile. Se tu hai questo atteggiamento, dopo i risultati arrivano di conseguenza. Ecco, Riccardo Clinco, vorrei chiederti, poi sentiremo anche il parere di Balzano. Tu più volte nel corso della stagione hai sottolineato che l'esperienza di Zauri è terminata perché non aveva un buon rapporto con lo spogliatoio, in questo senso, cioè confermi che questa tua teoria. Adesso colgo l'occasione di avere Balzano, perché è tra i giocatori più esperti e quindi può darci il polso dello spogliatoio. Prima Riccardo e poi Balzano. Riccardo, ci sente? Sì. Hai sentito la domanda? Abbiamo qualche problema ancora? No, non ho sentito la domanda. Dicevo, più volte nel corso della stagione hai sottolineato il fatto che l'esperienza di Zauri non è andata a buon fine perché non aveva un rapporto ideale con i giocatori. Confermi e poi sentiamo la versione di uno dei più anziani. Beh, diciamo che forse Antonio può dirlo più di me del rapporto che ha avuto il mister con lo spogliatoio, che ci sia stato qualche problema non è che lo dico io, è stato anche su tutti i giornali, però io credo che adesso l'apporto di Nicola Le Grottaglie sia un apporto importante. C'è stato un cambio al vertice, tutti e due allenatori per me hanno fatto bene, probabilmente la squadra si trova, anche visto la prova di sabato, si trovano meglio probabilmente con l'appoggio anche emotivo, psicologico di questo nuovo allenatore. Ecco Antonio, questa situazione che si era venuta a creare in presenza è stata un po' antipatica anche per voi? Ma io ti dirò, finché sono stato qui a Pescara, prima di farmi male, c'è sempre stato un rapporto ottimo anche con Zauri da parte di tutti. È normale che dopo, nell'arco di un'annata, si possono creare delle tensioni
con gente che magari ha troppo poco spazio, ma questo fa parte del calcio, non è perché non ci avevamo un buon rapporto con Zauri, perché da quello che so io, tutti quanti andavamo d'accordo col mister. È normale che dopo si possano creare delle situazioni che sono legate anche molto ai risultati, ma questo succede in tutti gli spogliatoi, in tutte le annate, con qualsiasi tipo di allenatore. Io penso che l'allenatore è lì e noi, tutta la squadra deve fare ciò che dice lui, poi può sbagliare o meno, questo poi, certo, lo deve dire il campo. Certo. Però ecco, le rotelle cosa ha portato di nuovo? Ma naturalmente, sicuramente ha portato un po' di serenità col fatto che comunque i risultati non arrivavano, poi all'inizio ti parlo, poi dopo anche con lui si sono complicate un po' le cose, poi ripeto, quando i risultati non vanno c'è sempre qualcosa che dici cosa succede, perché succede, quindi si possono creare dei malumori generali. La forza sta nel gruppo, nel far passare tutto questo, e come lo fai? Vincendo le partite. Quindi la serenità la trovi anche sul campo, ma nessuno ha mai avuto rapporti discordanti con nessuno degli allenatori. Ecco. Totò, vuole aggiungere qualcosa a tal proposito? Ma sì, l'ha detto Balzano, insomma, il problema appunto sono dei momenti, che so, anche con l'ultimo periodo di Legrottaglie, sono state 5 sconfitte su 6 partite, allora si poteva pensare anche lì, voglio dire, che c'erano screzi, c'erano problemi, no, cioè le cose sono sempre più difficili da capire, soprattutto lo sanno i protagonisti che stanno all'interno. Invece volevo dire a Balzano, cioè questo, il fatto che tu sei uscito da un incubo questi 9 mesi, ti ha ridato stimoli anche per il futuro, voglio dire, dato sei rientrato, cioè la tua esperienza a Pescara non finisce qui, ossia, non lo puoi dire, io l'ho sempre detto, appena sono rientrato dall'infortunio ho fatto un'intervista, no, non ricordo con quale giornale, io ho sempre detto, nel calcio devi sempre dimostrare, nonostante quello che hai fatto, devi sempre stare lì a dimostrare ancora una volta quello che sei, quello che vali. E la mia voglia è tornata a quando ho iniziato, perché io sono fatto così, io ho una voglia pazzesca di dimostrare che posso dare ancora qualcosa di importante a Pescara, e lo vorrei fare fino a che ora. Non te li senti questi 34 anni che hai compiuto il 13 giugno? No, assolutamente, io ho la mentalità molto giovane, quindi se finché il fisico mi accompagnerà darò tutto quello che ho in corpo per il Pescara, lo sanno tutti, l'ho sempre detto e lo farò fino a che me ne sarà data la possibilità. Andrea Costantini, dallo studio. Buonasera Antonio, allora si pensava, una volta che Balzano fosse tornato a disposizione, che entrasse in competizione con Zappa, e invece alla prima partita Legrottaglie li ha schierati entrambi e ha tirato fuori dal cilindro questo modulo, questo 4-4-1-1 con sulla destra Balzano e Zappa. È sorpreso Balzano da questo impiego concomitante? Quanta futuribilità c'è in questo tipo di assetto? E poi se è possibile di nuovo parlare di playoff o è presto? A te. Beh, naturalmente all'inizio non mi aspettavo sinceramente di giocare assieme a Gabriele, poi dopo il mister ha trovato questo modulo ed ha funzionato bene. Anche perché con la mia esperienza e visto le condizioni anche fisiche, io sono rimasto un po' più bloccato, guidando anche un po' Gabriele nei movimenti in fase di non possesso, che penso che nella partita di sabato sia stato fondamentale. E poi dopo la competizione c'è sempre nel calcio, quindi io sono felice, è un ragazzo che sta facendo molto bene, quindi sono felice per lui perché lo merita. E quindi è importante, io ho sempre detto, non è chi gioca, è importante il bene del Pescara tutta, quindi se si vincono le partite e gioca lui con un modulo diverso io sono sempre felice, quindi con questo nuovo modulo ci siamo trovati bene e vedremo se il mister continuerà a fare così o cambierà in base alle partite che affronteremo. Playoff? Ma io rimango sempre con i piedi di piombo, ti ripeto, visto che venerdì eravamo a 3 punti dai play-out, continuo a dirti che in questo momento la priorità rimane la salvezza. Una volta raggiunta la salvezza, visto anche le partite che hai, tutto può succedere, perché veramente dopo 2 mesi di inattività è veramente
non si può capire come stanno le cose, come stanno le squadre, è tutto un incognito, quindi vedremo. Pensiamo partita per partita e pensiamo a salvarci il prima possibile. Ancora qualche minuto, chiunque voglia intervenire dalla piattaforma può farlo tranquillamente. Intanto chiedo a Balzano, ma tu sei stato rapito da Pescara, dai pescaresi, dalla società del Pescara, da cosa per decidere di continuare a vivere, non so se per sempre, in questa città? Ma per sempre sicuramente, perché ormai ci vivo qua da sempre, anche quando sono andato fuori a giocare. A me mi ha colpito la città, quando sono arrivato mi ha colpito la bellezza, la serenità, quello che offre, la gente, tutto quanto, il tifo. Poi sono arrivato in un anno magico, esatto, per Pescara, quindi è uno dei momenti più belli della mia vita, quindi ma già da prima che accadesse quello ero innamorato della città, quindi ho detto da subito io qua ci vivo. L'avevo detto così, tra me e me, questo. Poi dopo, durante l'anno, vivendo quei momenti meravigliosi, fa parte della mia vita ormai. Quindi quanto ti manca Zeman, con il quale hai vissuto annate speciali anche in Serie A a Cagliari, un allenatore che ha fatto un po' anche la tua fortuna, no? Beh sì, io devo tanto a lui, lo sai, l'ho sempre detto. Manca, anche se a 34 anni il pensiero di riaverlo mi spaventerebbe da morire, però ti parlo dell'aspetto fisico, però come persona è uno dei più grandi allenatori che sia mai esistito, secondo me, anche se ha un'idea di calcio particolare e diversa da tanti altri, è una persona vera, una persona con il quale io ho un rapporto bello, bellissimo da sempre, e lo ringrazio e lo ringrazierò per tutta la vita per avermi portato nella città poi dove vivo. Ecco, l'ultima cosa da Totò De Leonardis e Francesco Di Francesco. Forse abbiamo perso Riccardo Clinco, che non ha un'ottima connessione oggi. Totò, se vuoi dire qualcosa a Antonio prima che ci lascia. Sì, sì, volevo dire che questa soluzione Barzano in coppia con Zappa credo che abbia giovato ad entrambi, perché questo era il frutto di questa collaborazione tra i due, nel senso che Barzano ha corso un po' meno e Zappa ha corso un po' di più davanti, con meno assilli di copertura rispetto a prima. Insomma, sicuramente c'è una soluzione che ha giovato a tutti e due. Volevo chiedere, ma l'avete provato a lungo oppure è stata una sorpresa? Ma no, l'abbiamo provato negli ultimi 10 giorni, perché durante gli allenamenti si provavano diverse soluzioni e una di queste era questa qua, che poi ha funzionato alla perfezione perché eravamo coperti nel modo giusto e esatto, quando sì, eravamo in fase di offensiva potevamo attaccare nel modo giusto, in modo equilibrato, ecco, perché In questa stagione c'è sempre stato poco equilibrio, ci sbilanciavamo troppo e ripartivano sempre, andavamo in difficoltà, invece così abbiamo trovato un assetto di compattezza anche quando si attacca, ecco, che è fondamentale. È l'impressione che ho avuto io, sì, giusto, bravo. Riccardo, sei tornato perché prima eri andato via. Scusatemi, ma grossi problemi. Comunque Antonio, ti volevo fare veramente i complimenti, perché l'ultima volta che ci siamo parlati ti ho visto con le stampelle e ti ho rivisto veramente con gioia. Tu sai che l'affetto che io provo per te, che ci conoscevo tantissimi anni, e sono veramente contento di averti ritrovato in campo, soprattutto così forte, perché hai fatto una prestazione maiuscola. E l'unica cosa che ti volevo chiedere è questo cambio di modulo, come questo 4-4-1-1 di inizio, come lo vedi? Come l'hai trovato? Okay, innanzitutto ti ringrazio per le belle parole lì. Lo ripeto, mi permette di spingere meno, quindi di spendere meno energia in questo momento, che comunque non ne ho, non sto ancora al 100% naturalmente. Quindi con questo modulo ci permette di essere più compatti come squadra in generale, a livello personale di spendere meno energie, perché non faccio su e giù come di solito facevo, ecco. Naturalmente mi piace di più fare su e giù perché è la mia caratteristica, è il mio ruolo,
ma in questo momento è importante vincere le partite per salvare il Pescara, quindi va bene anche se il gioco in porta. Ecco, ecco Antonio, la regia ci sta riproponendo le immagini di qualche mese fa quando tu eri in preparazione. In quel periodo chi ti ha aiutato di più? Ma io ho fatto un post ieri proprio per ringraziare tutta la gente che mi è stata vicino in questi 9 mesi che sono stati duri, e ringrazio il preparatore atletico del Pescara Francesco Petrarca, che ho lavorato con lui da quando sono tornato da Villa Stewart, tutti i giorni, mattina e pomeriggio, facendo dei sacrifici pazzeschi, ma sapevo che faceva il mio bene, quindi lui mi ha seguito anche quando eravamo in quarantena e abitava vicino a casa mia, veniva, andavamo sulla spiaggia, insomma non ho mollato un attimo perché sapevo che non potevo farlo, perché altrimenti avrei sofferto tantissimo con il ginocchio, e oggi ringrazio lui e ringrazio tutti quelli che mi hanno aiutato a star poi così bene. Francesco, come vuoi chiudere con Balzano? Intanto che mi piace augurargli un inizio di una nuova carriera, considerando che lui 34 anni, sì, ma è come se ne avesse 33 o forse anche di meno, perché da un anno, nell'ultimo anno non ha giocato, quindi di energie ne avrà sicuramente tante. Puoi fargli i complimenti, sì, per la partita di ieri, io aggiungerei di sabato i complimenti per come ha parlato di Zeman, 2 volte complimenti a Balzano, chi vuol capire capisce dei presenti. A chi ti riferisci? Grazie, non è che ne siamo tantissimi, quindi siamo in pochi, quindi a chi ti riferisci? Siamo in pochi, a Riccardo, a chi ti vuoi riferire? Poi chiarirete da soli. Poi chiarirete. No, come? Scusami, Riccardo televisivamente si è dichiarato tante volte su Zeman. Voleva essere una battuta per chiudere. Felice. con il sorriso. Certo, certo. Grazie, grazie di cuore. Grazie di cuore. Allora Antonio, ultima domanda e poi ti lasciamo. Hai ancora mi sembra 1 anno, 2 anni di contratto con il Pescara. Poi farai l'allenatore? Io ho ancora un altro anno e ti dico la verità, a 34 anni non ho ancora pensato a cosa fare perché ho voglia di Bravissimo. Giocare. Quindi quando arriverà che sentirò che non ce la faccio più, penserò a che fare. Ma ad oggi ho voglia di stare in un campo da calcio e dare calcio a tutti. E noi ti auguriamo tutto il bene possibile, con la speranza che si chiuda al meglio questa stagione, che si riparta sempre con grandi ambizioni e con Balzano ancora con questa maglia bianca. E con la gente allo stadio, speriamo. E con la gente allo stadio, certo. Grazie Antonio, grazie davvero per aver partecipato al replay. Ciao, e buon finale di campionato. Bene, siamo proprio negli ultimissimi minuti. Vorrei che la regia ci proponesse, non so se è pronto, il quadro della prossima giornata di campionato. Venerdì, dunque, il Pescara di scena a Pisa. Oggi giornata di riposo, dunque ci sarà Trapani-Pordenone alle 18.45, poi Chievo-Spezia, Cremonese-Cosenza, Empoli-Benevento, Frosinone-Cittadella, Juve-Stabia-Livorno, Perugia-Crotone, Venezia-Ascoli e Entella-Salernitana. Crisi nell'Ascoli, non abbiamo ancora notizie ufficiali, ora la squadra più in difficoltà, l'Ascoli per la salvezza, Totò? Anche per quello che hanno combinato con la guida tecnica. Sì, ora è vicino il ritorno di Zanetti, quindi... Esatto, hanno fatto tutti i colori e questo credo che non abbia giovato, insomma, mettici pure la sosta, adesso cambieranno di nuovo, sicuramente il periodo più difficile è per l'Ascoli. Dispiace perché sembra una piazza importante, però se la sono gestita male, voglio dire, questo voglio dire. Ecco, intanto c'è una notizia che riguarda le date dei playoff della Serie C. Andrea, mi confermi che è cambiato qualcosa in giornata? In precedenza la Lega Pro oggi, dopo l'assemblea, ha anticipato la data del primo turno, non più il 1° luglio, bensì il 30 di giugno, giorno in cui scenderà in campo il Teramo. Solo la perdente di Juve Under 23, Ternana, alla finale di Coppa Italia, giocherà invece il 1° di luglio. Le altre partite anticipate al 30 giugno. Francesco, grazie Andrea. Non ti ho chiesto cosa pensi della riconferma anche per la prossima stagione di Cetteo Di Mascio.
Beh, penso che significa che il presidente Iachini, dopo le minacce, chiamiamole così, di non riscrivere la squadra, di non ripartire tutto il resto, la conferma di Di Mascio e la conferma, fare il gioco di parole, che la prossima stagione il Teramo sarà ai nastri di partenza del campionato di Serie C. Sì, a parte questo, cioè, ti convince dare ancora fiducia a Cetteo Di Mascio, che ha ben lavorato finora? Beh, sulle qualità di Cetteo Di Mascio a livello di settore giovanile non ho nulla da aggiungere, perché è davanti agli occhi di tutti. È alla prima esperienza, adesso c'è questa, ci sono queste partite dei playoff, che è una, che la devi vincere, poi ce ne sarà sì, un'altra, altrimenti ce n'è una sola, ed è una scommessa per la prossima stagione che tutti si augurano possa risultare vincente. Riccardo, diciamo prima Vasco in difficoltà, sta tornando in pista il Cosenza, mentre vabbè, per quanto riguarda la zona alta il Benevento potrebbe già festeggiare la promozione diretta con altri tre punti. Sì. Per il secondo posto Crotone, Frosinone, chi indichi come seconda squadra? Beh, è una bella lotta, è una bella lotta, sono tutte lì, sai, adesso non è che non ti voglio dare un nominativo, ma giocando ogni tre giorni questo mini torneo è veramente una lotta. Forse il Crotone ha qualche cosa in più, però insomma è da giocare, perché giocando ogni tre giorni sarà molto importante la panchina e i giocatori, i famosi 22 di riserva che subentreranno, 5 alla volta, però questo mini torneo cambia un po' tutto, insomma i valori sono un po' diversi. Ecco, Totò, ti chiedo, questa partita di Pisa e la successiva in casa con l'Empoli possono dare un orientamento verso i playoff oppure un campionato più tranquillo senza voli pindarici? Ma no, io credo che possano dare proprio una risposta, soprattutto per quel che riguarda i playoff, perché cioè, avere una doppia conferma le prossime partite è chiaro che metterebbe la squadra in una condizione diversa, altri risultati sarebbero solo interlocutori, nel senso che non boccia ma nemmeno promuove, quindi segnali forti potrebbero avere solo due grosse prestazioni nelle prossime due partite, poi ne mancherebbero solo sette, voglio dire, insomma, saremmo proprio in volata, insomma, quindi io mi auguro di andare proprio così. Ci spero, ma per quello che ho visto, ti dico la verità, ci credo, sai che non mi sbilancia molto, però quello che penso lo dico sempre, io ci credo. Allora Andrea, venerdì ore 21, sì, diretta ovviamente con Pisa, lunedì prossimo si tornerà in campo con Empoli, quindi sarà sempre una puntata di replay mischiata alla tua diretta, insomma saremo sempre presenti dalle 20:30, sempre mezz'ora prima, sempre alle 20:30, va bene. Allora possiamo chiudere qui, abbiamo avuto il piacere di ritrovare un grande ex biancoazzurro come Roberto Bosco, ieri anniversario di quella promozione, poi abbiamo sentito a metà trasmissione Luca D'Angelo e in ultimo Antonio Balzano, che ci ha fatto capire come sta cambiando anche la fiducia della squadra per questo finale di campionato. Speriamo che le cose possano continuare ad andare nel verso giusto. Ringrazio Dottor Leonardis, Francesco Di Francesco, Riccardo Clinco, a te Andrea Costantino, ovviamente Maurizio Dagui in regia, e come sempre grazie per averci scelto.